Sono in compagnia di signor Bruno Zucca, Pirano di Cavaras. Stiamo percorrendo la cittadina. La vogliamo un po' descrivere questa Cavaras, un po' di cifre, un po' di tradizioni, l'animo dei cavraresi. Ecco, lei è 18 anni qui, come si presenta Cavaras? Che idea se ne è fatta? Cavaras è una comunità decisamente interessante. Io uso parlare di una specifica cavraresità. La comunità di Cavaras si distingue dagli altri paesi, prima di tutto per la sua vivacità. È un paese effettivamente vivace, di persone estremamente intelligenti che si dedicano all'arte, alla musica, alla pittura, al ricamo finissimo. È un paese che si diversifica dagli altri perché è di una affettuosità e di una gioia contagiosa. Il cavranese è accogliente, il cavranese non è solamente festaiolo, ma è uno che ama la vita, interpreta la vita con senso di socialità, di simpatia, di fraternità, di condivisione. E questo io l'ho potuto sperimentare in questi 18 anni che sono qui a Cavaras. Un paese, devo dire, che ama il parroco, si confida con il parroco, vuole che il parroco sia sempre presente nei momenti lieti della vita, nei momenti di festa, ma anche nei momenti di tristezza. Il parroco qui a Cavaras è di casa in ogni famiglia. E oserei definire Cavaras una grande famiglia. È una grande famiglia che conserva lo spirito di unità. Anche quando è stata istituita una nuova parrocchia per esigenze di apostolato, di partecipazione più capillare della gente, Cavaras è rimasta ancora unita come entità. Si riconosce nella patrona Santa Maria, si riconosce nella festa del Santissimo Salvatore, e quando veramente la cavaresità esplode in tutta quanta la sua bellezza, in tutta quanta la sua simpatia. E sono i cavaresi prima di tutto a vivere questa festa, perché chi è da fuori contempla la festa, ma il cavranese la vive e la partecipa interiormente.